Parliamo di un argomento molto serio, parliamo di truffe informatiche, truffe bancarie, anche dell'azione quotidiana di Codici Sicilia. Lo facciamo interagendo con Manfredi Zammataro, segretario regionale di Codici Sicilia. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Come detto in introduzione, è un tema molto delicato, anche molto attuale, perché sappiamo essere questo un fenomeno purtroppo in crescita, i casi sono in aumento, in particolare recentemente vi siete occupati di un caso. Io le chiedo di raccontarcelo, di definire anche i contorni di questo fenomeno contro cui vi battete naturalmente, e anche di lanciare qualche suggerimento a chi ci segue. Ma guardi, il caso, intanto grazie per la vostra sensibilità su questo tema delle truffe informatiche, che purtroppo, ahimè, è un tema che come Associazione di Consumatori Codici Sicilia stiamo riscontrando in forte crescita. I motivi della crescita di questo fenomeno sono le tecniche sempre più particolari, sempre più tecnicamente, diciamo, importanti, previste ormai gli strumenti utilizzati dai truffatori, e dall'altra parte una impreparazione spesso delle vittime di queste truffe, che si ritrovano molte volte a cadere all'interno di queste vere e proprie trappole informatiche, senza rendersene conto o rendendosene conto quando ormai è troppo tardi. La storia che è capitata ad una cittadina catanese che si è rivolta ai nostri sportelli è una delle classiche storie per le truffe informatiche, vale a dire, ha ricevuto questa signora una chiamata cellulare da un numero che era apparentemente riconducibile al proprio istituto bancario. Dietro la cornetta c'era una voce rassicurante che si qualificava come un operatore della banca, il quale la metteva a conoscenza di un tentativo di furto all'interno, diciamo, di somme all'interno del proprio conto corrente. Questa è una delle tecniche psicologiche, diciamo, che utilizzano i truffatori, perché mettono in allarme chiaramente la vittima, in quanto le fanno credere che c'è un tentativo di che c'è stato un tentativo sul proprio conto corrente di hackeraggio. Una volta quindi creato la situazione di panico nella vittima, è acquisita, carpita la sua fiducia, gli fanno fare una serie di operazioni che di fatto consentono alla persona di accedere. Consentono ai truffatori di poter accedere veramente nei conti correnti della vittima. Ci tengo a precisare che in questo caso l'operatore aveva anticipato alla signora che gli sarebbe arrivato un link tramite messaggio sul proprio cellulare, che doveva cliccare, gli spiegava questo link per poter resettare le password e quindi garantire che il proprio conto corrente fosse salvo. In effetti era un link di rimando ad una pagina che sembrava identica alla pagina della propria banca, ma che in effetti era una pagina internet creata dai truffatori. Morale della favola: appena la signora si è insospettita, che effettivamente ha compreso che probabilmente non stava parlando col proprio istituto bancario, ha chiuso immediatamente la telefonata, ma ahimè era già troppo tardi, in quanto già gli erano state prelevate oltre circa 5.000 euro dal proprio conto corrente, ad opera appunto di alcuni malviventi che avevano avuto accesso al proprio conto corrente e avevano prelevato queste ingenti somme. Ecco, appunto, questo per quanto riguarda la vicenda di cui vi siete occupati. Possiamo dare qualche suggerimento, diciamo, efficace a chi ci segue relativamente ai giusti comportamenti da osservare per cercare di non incappare in queste truffe che ormai avvengono un po' in tanti modi, messaggi che arrivano per SMS, addirittura chiamate, dei meccanismi studiati ad hoc, come diceva lei, anche minuziosamente nei dettagli? Sì, intanto voglio completare raccontando com'è finita la vicenda,
La vicenda ha avuto comunque un lieto fine, in quanto la signora si è rivolta poi alla nostra struttura, alla nostra associazione. Avendo studiato il caso, abbiamo proposto un ricorso all'arbitro bancario finanziario, in quanto la donna, quando è andata a richiedere, è andata a fare denuncia e a richiedere il pagamento, la restituzione delle somme, si è purtroppo sentita dire un no da parte dell'istituto bancario, il quale riteneva di non avere alcuna responsabilità sull'accaduto. In effetti, noi abbiamo proposto un ricorso all'arbitro bancario finanziario. L'arbitro bancario finanziario ha dato ragione a noi e quindi alla cliente, obbligando l'intermediario finanziario, quindi la banca, a restituire 5.000 euro. E questo le spiego perché mi ricollego così alla sua domanda. Le spiego perché la decisione dell'arbitro bancario finanziario si basa su un aspetto determinante. Se da un lato c'è stata l'azione della vittima nel seguire i consigli da parte dei truffatori e quindi di fidarsi di questi truffatori, dall'altra parte spesso le banche non riescono a provare di avere messo in atto tutte le precauzioni volte ad evitare che accadano situazioni di questo genere, quindi di non avere attuato tutti i sistemi di sicurezza. Uno fra tutti il fatto che appunto questi numeri di telefono dei correntisti fossero a disposizione dei truffatori, che sapevano bene, ad esempio, chiamavano in maniera mirata sapendo l'istituto bancario, e questo chiaramente ha aumentato la credibilità nella vittima. O altri strumenti che spesso le banche non riescono a dimostrare di avere messo in atto come tecnologie volte ad evitare che si verificino casi di questo genere. Per cui il consiglio che mi sento di dare a tutti i cittadini è quello intanto di non fidarsi mai di telefonate, anche se apparentemente provenienti dai propri istituti bancari, o di mail dove gli viene chiesto di inserire le proprie password o i propri PIN. Questo è uno degli aspetti principali che mi sento di dire e di consigliare per evitare di incappare in situazioni analoghe. Come mi sento di dire a chi ci ascolta di attivare presso la propria banca tutti quelli che sono gli strumenti cosiddetti di SMS alert, cioè di tutti quei sistemi che possono servire per avvisare in tempo reale di eventuali prelievi di somme o di pagamenti effettuati con il bancomat o con altri strumenti come le carte di credito. Questo ci serve per immediatamente renderci conto se c'è un prelievo di somme dal nostro conto, e soprattutto quando si ha un dubbio di andare subito presso la propria filiale fisica e informarsi immediatamente con gli operatori, perché spesso dietro alle telefonate o alla mail, come abbiamo visto, anche se supportate da siti internet o da numeri che sembrano proprio quelli della propria banca, spesso si celano dietro questi truffatori che in pochissimo tempo riescono a sottrarre spesso ingenti somme, con poi dei seri danni per le vittime. Mi faccia dire che ci tengo a sottolineare come, se da un lato cresce questo fenomeno, dall'altro registriamo con amarezza il comportamento spesso degli istituti bancari, che non, spesso si trincerano dietro ad un non voler rimborsare i clienti vittime delle truffe, ribadiamo, per loro, per negligenza spesso dei sistemi di sicurezza delle banche, e che li costringono, come nel caso specifico, a dover ricorrere all'arbitro bancario finanziario o alla giustizia ordinaria per poter vedere riconosciuto un proprio diritto. Grazie mille al segretario regionale Codici Sicilia Manfredi Zammataro per questo collegamento. Buon lavoro, a risentirci, certamente ci aggiorneremo ancora su altri casi e torneremo ad affrontare questo argomento. Grazie mille, buona giornata. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. Grazie mille ancora a lei.